Benissimo, siamo in diretta, buonasera a tutti per questo, e benvenuti a questo appuntamento per entrare in media res che diciamo ci porta in media res e in medias res nel mondo della mediazione della giustizia riparativa con un incontro oggi abbastanza particolare perché sarà un incontro crossover. Nel quale saperi, discipline, esperienze, percorsi formativi si incrociano, intorno a un tema comune. Mi è stato chiesto anche di fungere, oltre che da relatore introduttivo, da moderatore, quindi mi presento brevemente, presento anche gli altri relatori. Sono Federico Reggio, sono ricercatore all'Università di Padova, mediatore e formatore. Mi occupo di restorative justice da diversi anni, diciamo principalmente con uno sguardo appunto filosofico. Dopo di me interverrà Grazia Mannozzi, che in realtà non avrebbe bisogno di presentazioni perché è un punto di riferimento immancabile per gli studi di giustizia riparativa e che è professore ordinario di diritto penale all'Università di Como in Subria. Ed è una studiosa che, insomma, chiunque si è occupato di questo settore ha avuto modo di leggere ed apprezzare. Finisce il versante accademico e inizia il versante di due persone, cioè Cilio Martire e Damiano Nirchio, che incontrano nella loro figura l'essere mediatore, l'essere formatore e avere uno sguardo aperto anche su il mondo, diciamo così, dell'arte, dell'espressività, che si affaccia anche su quello della mediazione. E quindi avremo da parlare con Icilio di esperienze, narrazioni e con Damiano di aspetti che ci diranno meglio loro, riguardano diciamo, la sua figura di incontro tra la drammaturgia, la regia, la mediazione, la formazione. Spero di non essere stato troppo impreciso nel presentarli, ma sono sicuro che loro faranno molto meglio di quanto ho potuto fare io con queste brevi, scarne parole introduttive. Però mi sta a cuore dirvi un po' qual è l'obiettivo dell'incontro di oggi, che sarà un tema auspicabilmente oggetto di ulteriori riflessioni e elaborazioni magari proprio sulla piattaforma di Mediares. Ed è l'incontro fra il mondo dell'arte e il mondo della mediazione, della giustizia riparativa. È una forzatura accostarli? È come dire, una provocazione? Bene, provo con alcune piccole riflessioni introduttive proprio a livello di immagine e vado subito a diciamo, svolgere il mio ruolo di intervento introduttivo, cercando di mostrare come in realtà questo accostamento forse non è così tirato, anzi, c'è una inerenza forte. Prima immagine. Mi viene dalla riflessione di una grande mediatrice, formatrice e di una voce che è stata, diciamo, di grande rilievo sia nel contesto della mediazione, anche penale, che in senso più ampio, anche se più tangenzialmente, della giustizia riparativa, Jacqueline Morinot. Molti di voi la conoscono, insomma, questo suo libro Esprit de la médiation, lo spirito della mediazione è stato insomma un punto di riferimento. La cosiddetta mediazione umanistica è un paradigma di mediazione molto noto e anche trasversale. Jacqueline Morinot è un'antropologa e sappiamo che il modello su cui lei ha strutturato la sua idea di mediazione ci viene da una grande sapienza antica che è anche strettamente correlata con la filosofia, quella del teatro greco e in particolare della tragedia. Nel modello di Jacqueline Morinot, proprio l'ideale procedimento di mediazione, ma anche lo spirito della mediazione, vive di una fase di espressività del conflitto, la teoria, di abilitazione a vedere il conflitto nella sua drammaticità relazionale, esperienziale e proprio nella sua espressività, ecco la crisis. E la crisis che ha la stessa radice etimologica del krinein, quindi dell'attività del giudicare, è l'apertura, è la spezzatura di piani.
verso o la catarsis, la catarsi, il trascendimento, o verso la catastrofe. E quindi in questo la tragedia greca è una grande lezione. I greci hanno affidato al teatro l'opera di razionalizzare emozioni potenzialmente distruttive come quelle dei conflitti tragici che venivano portati in scena nel contesto delle tragedie. Pensiamo al ciclo di vendetta nell'Orestea, al problema della distruzione e della conservazione di una città nel caso dell'Antigone. Il tema era forte, e la rilevanza giuridica e anche penale degli argomenti. Qual è il limite della vendetta? Qual è il limite della sanzione del legislatore? Però lo scopo di questo teatro era quello di portarlo mediando tra una emotività irriflessa e la possibilità di prendere coscienza attraverso la forma espressiva verbalizzata. E questo è quel salto quantico che il teatro greco fa nel contesto del rito di Dioniso. Fino a poco prima i riti di Dioniso erano insomma un po' dei rave party ante litteram nei quali l'estasi era il punto di riferimento per far vedere l'esigenza di ricordarsi dell'oltre. Nel teatro greco, con la tragedia, l'oltre del dionisiaco entra non più attraverso l'estasi del vino e delle danze, ma attraverso i punti di rottura che il conflitto genera nelle relazioni. E la grande funzione del coro tragico, che è in un certo senso figura del mediatore, è quella di aiutare il pubblico a iniziare a prendere coscienza che questa forza potenzialmente distruttiva del conflitto può essere una energeia che guida verso un trascendimento di questi profili distruttivi. E allora qui il legame tra il teatro, l'espressività artistica e il mondo del logos, che è il mondo anche della parola oltre che quello della ragione, è evidente. Perché pensate che le opere teatrali in fondo nell'antica Grecia venivano portate ad un concorso, decise dai magistrati della città, erano questioni socialmente rilevanti, quindi questo era un ruolo educativo, formativo, anche di denuncia, di autoriflessività dell'arte, che faceva dell'arte mediatrice tra il mondo dell'emotività, del pathos, il mondo dell'ethos, della scelta etica, e il mondo del logos. Ho usato queste parole, pathos, ethos e logos, pathos l'emotività, ethos appunto l'etica, il mondo della scelta, il logos, il mondo della parola e della ragione collegante, e queste sono le tre parole chiave che un grande maestro della mediazione, John William Cooley, prende come punto di riferimento dell'attività del mediatore. E anni fa, per puro caso, sono venuto a scoprire che questo grande studioso di mediazione, grande avvocato, grande mediatore, come era John William Cooley, era anche un grande pianista e compositore di musica jazz, e la sua ultima opera è stata dedicata a Music and Mediation. L'ho scoperto poco prima di un evento dedicato alla armonizzazione dei conflitti e all'armonizzazione dei contrasti nella musica. Quante volte il mediatore si trova a dover avere un orecchio sinfonico? Quale voce non sto sentendo? Quale sento troppo? Che squilibrio avverto? Che disarmonie mi stanno arrivando? Quali risoluzioni posso pensare per questi contrasti? Ci sono anche immagini metaforiche molto forti a connettere il mondo della musica, la sua vocazione polifonica e anche, diciamo, di connessione tra linguaggi e sensibilità, e il mondo della mediazione. Il linguaggio è ricco di metafore, e arrivo alla terza immagine che rapidamente volevo evocare: il mio maestro americano Howard Zerr, padre della restorative justice, o nonno, come dice lui, della restorative justice, è anche un grande fotografo. Ha scritto libri sulla fotografia contemplativa, ha scritto libri intervista a vittime di reato, ad autori di reato, a persone che scontano una sentenza a vita.
Nei suoi libri non ha mai usato la macchina fotografica reflex, ma ha sempre usato quella prismatica per poter incontrare lo sguardo delle persone. E in alcune ere successive, che sono emerse nel suo blog presso proprio il centro sulla Restorative Justice, di cui lui è co-direttore e fondatore, ha scritto sulle metafore e le metafore e la loro importanza nel pensiero della giustizia. Di questo non dirò altro, perché sulla iconografia della giustizia parlerà subito dopo di me Grazia Mannozzi, quindi non entro in questo merito. Dico solo che Zer, anche nel contesto dell'università nella quale insegnava, ogni tanto faceva percorsi di fotografia contemplativa e diceva, ma in inglese una fotografia può essere usata come verbo, prendere una fotografia, to shoot, che è sparare. Dice, ma pensate in altro modo, in realtà è una luce che si imprime, quindi è un to receive, è un ricevere. Faceva fare delle piccole cornici vuote per aiutare a rendersi conto di come l'inquadratura è un punto di vista parziale e soggettivo. E quindi un punto di vista che deve aprirsi a una globalità, a una complessità. Ecco, quindi, come anche un fotografo e grande studioso di giustizia, mostra come lo sguardo, la prospettiva sia importante. E infatti il suo libro più famoso, Changing Lenses, usa questa metafora della lente, che è l'obiettivo della macchina fotografica, ma è anche la lens come messa a fuoco. E ricordo infatti che a lezione Zer ci portava la stessa identica immagine di un'aula di tribunale, fotografata attraverso uno zoom o un grandangolo, e la messa a fuoco cambiava. In una prima immagine si vedevano i segni del potere, il giudice, il codice, le manette della guardia, il martello, no, che vediamo in tutti i film americani, ma le relazioni e le persone che entravano in quel processo erano sfocate. Cambiando la messa a fuoco, sfocati erano i segni del potere, centrali le persone, le relazioni volte. Allora, io non so se vi ho ancora convinti, però ho un'ultima immagine brevissima che viene da un altro grande maestro operante sempre nel contesto in cui ho conosciuto Howard Zer e che ho avuto la fortuna di conoscere, che è John Paul Lederach, che ha scritto un bellissimo libro che si chiama The Moral Imagination, l'immaginazione morale, che ha come sottotitolo The Art and Soul of Building Peace, l'arte e l'anima del costruire pace. E Lederach lega in maniera a volte sfuggente, ma forse è proprio quello il bello, la ricerca della pace non tanto a istituti normativi, non tanto a tecniche e a metodologie che pur sono indispensabili, ma anche a una sensibilità artistica, e invita chiunque si affaccia a questo mondo a coltivare tre qualità e tre prospettive con le quali vado a concludere questo brevissimo intervento introduttivo. E vi dico solo il titolo del paragrafo nelle quali queste tre qualità sono state tematizzate. On Simplicity and Complexity, sulla semplicità e la complessità. Bene, la prima di queste qualità è saper leggere nelle e le relazioni, nella loro centralità. A volte l'artista è proprio quello che legge le connessioni, le interconnessioni, le evidenzia. A volte le spezza come piani, ma deve per forza, anche nell'essere via mediativa tra sensibilità e linguaggi, tessuto di connessione. L'altro è la pratica della curiosità paradossale, dove paradossale significa andare oltre la doxa, oltre l'opinione. E forse il mondo del teatro, ma il mondo della scrittura, il mondo dell'arte nelle varie manifestazioni sono proprio quel saper rompere schemi di senso precostituiti. Torna il nostro amico Dioniso, che era proprio colui il quale rompeva con gli schemi, e siamo collegati di nuovo alla tragedia. La doxa e il paradoxon è uscire dagli schemi, e gli schemi sono anche quelli che definiscono i ruoli, che bloccano nei ruoli, che impediscono il trascendimento dei medesimi. E l'ultima è la voglia di rischiare. E un pochino tutti noi oggi in questo webinar rischiamo
cercando con voi e con noi connessioni tra pensieri, saperi, esperienze, ma è un rischio bello perché lo facciamo per un mondo diciamo con convinzione e con speranza. Con ciò ho concluso il mio breve intervento introduttivo, cedo volentieri la parola a Grazia Mannozzi, professore ordinario presso l'Università di Como in Subria e grande esperta di giustizia riparativa, che ascoltiamo con vivo interesse. Grazie Federico. In verità sono io che ascolterò con vivo interesse gli altri ospiti e ho ascoltato sempre con curiosità e preso nota delle mille suggestioni che tu riesci sempre a dare. Mi hai chiesto di riflettere sulla giustizia e sul suo rapporto con l'arte. Il tema è immenso, posso dare solo alcune coordinate a partire dal mio campo di lavoro, che è quello della giustizia penale. E forse ragionare sulla rappresentazione allegorica della giustizia può dare delle occasioni di riflessione, perché la giustizia in realtà si è avvalsa sempre di un linguaggio. Cioè, è vero che l'universo normativo è fatto di parole, come diceva compianto maestro Franco Cordero, ma è anche vero che la giustizia ha sempre utilizzato un linguaggio non solo inclusivo di segni non verbali, ma soprattutto inclusivo delle immagini. E questo all'inizio si lega con la necessità di una sorta di spettacolarizzazione simbolica dell'esecuzione delle pene e della giustizia penale. Il condannato viene offerto alla pubblica visione perché questo possa imprimere nella mente dei consociati diciamo il senso delle conseguenze negative che si accaniscono sul corpo del condannato. Ma la giustizia riparativa, la giustizia penale, la giustizia in generale, si è necessariamente rivolta per secoli a una massa di analfabeti che non riuscivano ad accedere ai testi scritti, per cui ha utilizzato le immagini anche semplicemente per orientare logisticamente chi doveva portare la propria controversia, il proprio conflitto di fronte ad un giudice. E forse a Padova il Palazzo della Ragione è uno degli esempi più splendidi, perché ogni tribunale è contrassegnato da un animale, per cui la causa agraria si portava al tribunale del Carmelo e un altro conflitto di fronte ad un altro tribunale. Ma la cosa su cui mi piacerebbe riflettere insieme a voi è l'allegoria perfetta della giustizia che da 2000 anni contrassegna il nostro immaginario. Noi siamo abituati a pensare alla giustizia, e questo è presente in tutti i tribunali, anche nella Corte di New York, c'è una scultura moderna in bronzo che riproduce gli stilemi dell'allegoria della giustizia. Noi siamo abituati a pensare alla giustizia intanto come una figura femminile. È sempre rappresentata al femminile perché la giustizia è una virtù e originariamente era virtù dell'imperatore, la prima figuretta femminile, non a caso è Livia, la moglie di Augusto. Le altre costanti simbolico-rappresentative sono date dalla bilancia, dalla spada e dalla benda, che forse è l'elemento più controverso. Allora, la bilancia ci rimanda ancora all'idea di ponderazione, è una giustizia distributiva, è una giustizia che soppesa e che valuta, ma proprio per fare questo, cioè per valutare, per scegliere, per distinguere, la giustizia ha bisogno di vedere bene. E infatti le prime immagini della giustizia vengono identificate con una giustizia occhiuta dai mille occhi addirittura, proprio perché possa distinguere il bene dal male. La spada contrassegna storicamente la giustizia come facoltà di potere, di jus dicere, come capacità di decisione autorevole e autoritaria delle controversie e anche come coercizione. E forse siamo un po' tutti debitori a Hobbes quando si dice che i patti senza la spada sono parole. Dicevo che la benda è forse l'elemento più controverso. Abbiamo questo paradigma ottico della giustizia che regge per secoli, e poi Sebastian Brandt, un magistrato nel Cinquecento, in un periodo di crisi epocale, politica, sociale ed economica, scrivendo un libro che si intitola La nave dei folli, disegna un giullare nell'atto di bendare la giustizia.
Questa giustizia è una giustizia cieca, privata immediatamente di una delle sue prerogative e facoltà più importanti, che è quella appunto legata alla visione e al discernimento. Solo con il tempo l'immagine della benda acquisisce una valenza positiva, perché già nel 1700 in alcune incisioni tedesche compare la rappresentazione della giustizia bendata come giustizia imparziale. Una giustizia cioè che troneggia sopra il ricco e sopra il povero e, avendo la benda sugli occhi, non può vedere, cogliere dagli abiti di chi compare al suo cospetto qual è il censo e quindi lo status sociale di una delle parti o del contendente. La giustizia perciò oscilla tra una giustizia che deve vedere e distinguere e una giustizia che, forse proprio non potendo vedere, non si fa distogliere nella sua pretesa di imparzialità. E questa si desume anche da una raffigurazione tipica di alcune giustizie che hanno da un lato il fascio littorio e dall'altro normalmente un piccolo cane, il più delle volte un levriero, accovacciato ai piedi. La spada è sguainata verso l'alto, perfettamente verticale, perché la giustizia non deve pendere né verso il potere rappresentato dal fascio littorio e neppure verso gli amici che sono rappresentati dalla fedeltà del levriero. Questa rappresentazione di cui abbiamo parlato, e le giustizie sono tantissime, da quelle di Raffaello a quelle di Tiepolo, alle monete romane dell'età di Augusto e dell'età di Tiberio, fino a risalire alla Dea Maat degli antichi egizi, che è l'origine della rappresentazione della giustizia con la gru e con le piuma sul piatto della bilancia. Ecco, le giustizie sono tantissime, ma questa rappresentazione della giustizia vale prevalentemente per una giustizia di tipo ritorsivo, vendicativo, punitivo, per una giustizia molto tradizionale, che deriva forse anche da una cattiva interpretazione del dato biblico, dove la giustizia viene vista come vendetta, appunto come ritorsione, almeno laddove è priva della luce della carità data dai Vangeli. Per la giustizia riparativa, per questo paradigma che non direi più emergente, ha già una sua solidità dogmatica, una serie di ricerche empiriche che la sostengono, ma per questa giustizia nuova, la giustizia riparativa, può ancora valere l'allegoria tradizionale che abbiamo ricordato? Umberto Curi, per esempio, propone di sottrarre alcuni attributi alla giustizia declinata al femminile come figura e come virtù dell'imperatore dotata di bilancia e di spada, e comincia intanto con il sottrarre alla giustizia la spada e progressivamente immagina di sottrarre anche la benda, perché la giustizia deve proprio chinarsi, no? Userei proprio in modo clinico, nel senso etimologico del verbo, vicina, essere vicina alle parti, prossima agli individui e alla comunità di riferimento. E poi Umberto Curi propone che, infine, quando non abbiamo più, o se possiamo permetterci di non avere una pena da dosare o da commisurare, possiamo sottrarre a questa giustizia persino la bilancia. Ci si potrebbe chiedere però se non è il caso di ripensare, cioè se non sia il caso di rifondare radicalmente l'immagine della giustizia, e mi vengono in mente le suggestioni di Brunilda Pali quando propone per la giustizia riparativa l'immagine dell'aratro. Forse perché la giustizia riparativa ha altre virtù che si associano come una costellazione a questo modo di fare giustizia, che non sono le virtù tipiche dell'imperatore, e cioè la prudenza, ma anche la forza, che sono le caratteristiche strutturali della nostra vecchia giustizia penale. Forse per la giustizia riparativa occorrono prerogative diverse, per esempio la pazienza, la capacità di attesa, ma anche la capacità di ascolto, la capacità anche di riconoscimento, e soprattutto questo lavoro lento e costruttivo che fa sì che, come l'aratro dissoda la terra, così la giustizia riparativa dissoda il conflitto e riesce a far sì che in questi nuovi solchi si possano gettare dei semi di ricostituzione dei legami. Questa è ovviamente una visione che potremmo anche
dire utopistica, al limite del bucolico della giustizia riparativa, io credo però che la giustizia riparativa abbia dei punti di forza e dei punti di forza che sono tanto più consistenti quanto lavora in reciprocità e in complementarità con la giustizia penale. Diffido da qualunque ipotesi abolizionista perché il sistema penale è irrinunciabile, almeno nel suo nucleo migliore, più positivo, che è quello della definizione dei precetti penali che ci dicono quali sono i valori da tutelare in modo assoluto e quali sono soprattutto i valori non negoziabili. E perché le vittime devono poter sempre avere la possibilità di adire una corte per il riconoscimento dei loro diritti quando non sia possibile, per esempio, o tecnicamente, o perché non viene individuato l'autore, o perché la vittima non acconsente, un percorso di giustizia riparativa. Perciò, paradossalmente, è proprio la violenza fondativa del sistema penale che libera le possibilità della giustizia riparativa da utilizzare tutte le volte in cui ci sia qualcosa da mediare, da ricruire e soprattutto da utilizzare quanto più è a rischio la tenuta delle relazioni e quanto più è fragile e sofferta la tutela delle vittime. In buona sostanza, la giustizia riparativa serve dove il conflitto è più grave, più profondo, dove le vittime hanno più bisogno di cura e questa cura passa inizialmente per un discernimento, perciò concordo con Curi, via la benda dalla giustizia, ma passa anche per un'attenzione ai bisogni e forse terrei la bilancia e passa soprattutto per una restituzione alle parti, laddove il conflitto non sia fortemente asimmetrico e rischi di perpetuare disequilibri e svantaggi, però una giustizia capace di restituire alle parti un potere di responsabilità prima ancora che di scelta, perché la responsabilità si costruisce sempre in misura relazionale. Il diritto penale fotografa una responsabilità per il passato perché è preoccupato esclusivamente di punire l'autore del reato. La giustizia riparativa lavora su una responsabilità che è una scommessa sul futuro, e cioè su un gesto di riparazione, di cura, di attenzione, sul superamento dei fattori criminogenetici, perché quello che occorre schiudere all'indomani della commissione di un reato è proprio questa possibilità di futuro che per la vittima è resa molto più difficile dalla sofferenza, dalla vergogna, dall'umiliazione, dall'esposizione al ridicolo, ma per l'autore del reato è altrettanto difficile perché su di lui pende la spada di Damocle del processo, della pena ed eventualmente di una pena detentiva da eseguire. Per cui, concludendo, l'arte è, se vogliamo, un motivo di ispirazione straordinario, perché non solo ci consente di capire come ha operato la giustizia, ma ci consente anche di capire come si è radicato nell'immaginario collettivo una rappresentazione della giustizia che ha le note prevalenti della vendetta e della ritorsione, tant'è che la collettività tende a chiedere sempre più pena. Ma ci aiuta anche a capire come possiamo ripensare la giustizia a partire da nuove rappresentazioni che, prima che essere rappresentazioni allegoriche, sono rappresentazioni, e cioè quadri mentali, ma anche quadri della memoria. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, è sempre un piacere ascoltare queste riflessioni che hanno un valore evocativo molto forte e idealmente costituiscono un ponte molto evidente tra questa prima parte, diciamo, di riflessione più teorica e la seconda, dell'incontro di questa sera. Prendo solo alcune parole dell'intervento di Grazia Mannozzi per dare poi la parola a Icilio Martire. La responsabilità si declina in modo relazionale. La sfida che la giustizia riparativa, una delle tante sfide che la giustizia riparativa incarna, è quello di uscire da una visione formale e statica di responsabilità tipica del sistema penale, che, come abbiamo detto, è e resta indispensabile. È e resta indispensabile il diritto nella sua dimensione di normatività, di regolarità, di processualità
abilitante al confronto, che converte il conflitto in controversia, per usare, diciamo, terminologie più di scuola padovana del diritto, però già ampiamente evocate dall'intervento che abbiamo appena ascoltato. In questa relazionalità della responsabilità c'è il rispondere, c'è il chiamare, l'interpellare, e questo opera sotto vari profili: profilo dello sguardo, il profilo dell'ascolto, del sentire oltre le parole e le immagini, che molte volte entra in modo serpeggiante, ma a volte anche proprio determinante, nella stanza di mediazione. E allora, con questo, diciamo, questa molteplicità, io rivolgerei a Icilio l'invito a intervenire, ricordando che lui convivono la figura, più figure, quella dell'avvocato, se non ricordo male, del mediatore penale e familiare e del formatore, e quindi uno sguardo interno ed esterno rispetto al mondo della mediazione. A lui la parola, quindi. Grazie Federico, buonasera a tutti. Dunque, già in questo momento direi che gli spunti dati sono tantissimi, e ringrazio sia Federico per il suo intervento iniziale, che riprenderò poi alla fine su una particolare suggestione a proposito di changing lens, e sia della professoressa Mannozzi, che mi ha fornito, pur non conoscendoci, un eccezionale assist, per così dire, perché il mio intervento si articolerà su un brevi tappe, diciamo, intorno al senso della giustizia ristorativa o riparativa, che dir si voglia, sul reo, sulla vittima e sul mediatore. Una sorta di viaggio, me lo sono immaginato, partendo come se fossimo in metropolitana a Napoli. Avevo pensato all'inizio, ho detto, vabbè, faccio 5 stazioni, da Piazza Garibaldi a Piazza Dante. Poi, in omaggio agli accademici presenti, facciamo partire dalla stazione Università e ci fermiamo successivamente a quella di via Toledo, o non ricordo quale adesso, al museo. Ci fermiamo al museo, facciamo questo. E a proposito di quello che diceva la professoressa Mannozzi, introducendo il primo punto, cioè la giustizia, farò delle brevi letture che nel corso degli anni mi hanno molto suggestionato. Siccome sono divoro in continuazione libri, e ogni volta che leggo un libro, chissà perché, mi viene da pensare sempre alla mediazione, dico, chissà cosa ci sarà, che suggestioni ci saranno, cosa mi suggerirà questo libro, no? Rispetto alla mia passione principale, che è il lavoro che faccio, che è il mediatore. Partirei qualche tempo fa, l'Ordine degli Architetti di Bari invitò me e la dottoressa De Vanna ad un convegno che si chiamava La città ricucita. E ci invitò ad intervenire. Questo titolo particolarmente evocativo mi fece venire in mente, per associazione, subito Calvino. Calvino e le sue città invisibili, la città ricucita, e andando a rileggere Calvino ritrovai Berenice, la città di Berenice. E allora vi leggo proprio, sono due paginette, che ci danno molto il senso anche della giustizia e del seme dell'ingiustizia che è presente già nella giustizia. Dunque, dice Marco Polo, riferendosi a Kublai Khan, anziché dirti di Berenice, città ingiusta, che incorona con triglifi, abachi, metope, gli ingranaggi dei suoi macchinari tritacarne, dovrei parlarti della Berenice nascosta, la città dei giusti, armeggianti con materiali di fortuna nell'ombra di retrobotteghe e sottoscale, allacciando una rete di fili e tubi e carrucole e stantuffi e contrappesi che si infiltra come una pianta rampicante tra le grandi ruote d'entrate. Quando queste si incepperanno, un ticchettio sommesso avvertirà che un nuovo esatto meccanismo governa la città.
anziché rappresentarti le vasche profumate delle terme, sdraiate sul cui bordo gli ingiusti di Berenice intessono con rotonda eloquenza i loro intrighi e osservano con occhio proprietario le rotonde carni delle odalische che si bagnano, dovrei dirti di come i giusti, sempre guardinghi per sottrarsi alle spiate dei sicofanti e alle retate dei giannizzeri, si riconoscano dal modo di parlare, specialmente dalla pronuncia delle virgole e delle parentesi, dai costumi che servano austeri e innocenti, eludendo gli stati d'animo complicati e ombrosi, dalla cucina sobria ma saporita, che rievoca un'antica età dell'oro, minestrone di riso e sedano, fave bollite, fiori di zucchino fritti. Da questi dati è possibile dedurre un'immagine della Berenice futura, che ti avvicinerà alla conoscenza del vero più d'ogni notizia sulla città quale oggi si mostra. Sembra sempre che tu tenga conto di ciò che sto per dirti. Nel seme della città dei giusti sta nascosta a sua volta una semenza maligna. La certezza e l'orgoglio d'essere nel giusto e d'esserlo più di tanti altri che si dicono giusti più del giusto fermentano i rancori, rivalità, ripicchi e il naturale desiderio di rivalsa sugli ingiusti si tinge della smania d'essere al loro posto a far lo stesso di loro. Un'altra città ingiusta, pur sempre diversa dalla prima, sta dunque scavando il suo spazio dentro il doppio involucro delle Berenici ingiusta e giusta. Detto questo, se non voglio che il tuo sguardo colga un'immagine deformata, devo attrarre la tua attenzione su una qualità intrinseca di questa città ingiusta, che germoglia in segreto nella segreta città giusta, ed è il possibile risveglio, come un concitato aprirsi di finestre, d'un latente amore per il giusto, non ancora sottoposto a regole, capace di ricomporre una città più giusta ancora di quanto non fosse prima di diventare recipiente dell'ingiustizia. Ma se si scruta ancora nell'interno di questo nuovo germe del giusto, vi si scorge una macchiolina che si dilata come la crescente inclinazione a imporre ciò che è giusto attraverso ciò che è ingiusto, e forse è il germe di un'immensa metropoli. Dal mio discorso avrei tratto la conclusione che la vera Berenice è una successione nel tempo di città diverse, alternativamente giuste e ingiuste, ma la cosa di cui volevo avvertirti è un'altra, che tutte le Berenici future sono già presenti in questo istante, a volte l'una dentro l'altra, strette, pigiate, indistricabili. Questa lettura mi riportava alla mente esattamente quell'iconografia di cui parlava la professoressa Mannuzzi, perché pur in questo movimento la scrittura di Calvino poi ci dà alla fine l'idea di una città tutto sommato statica, ferma. No? Tutto si muove per non muoversi, è tutto fermo, stabile, no? È un continuo gioco di specchi, ma è anche una continua immobilità, se vogliamo. La professoressa Mannuzzi ci ha detto che l'iconografia della giustizia da 2000 anni viene raffigurata in un certo modo, no? Lo sappiamo, ce l'ha spiegato così bene, la bilancia, la spada, la benda che arriva successivamente, e che però è anche su questo mi viene da fare una riflessione. Avviene successivamente, come ci descriveva così bene la professoressa Mannuzzi, nel 500, se non ho capito male, a seguito della pubblicazione di questa Nave dei Folli, dove c'è un buffone, se non ricordo male, che copre gli occhi alla giustizia. Il buffone sarebbe il folle, no? Se vogliamo. E un po' un seme di follia serve per, come dire, sovvertire anche un'idea di giustizia che sembra immobile nel tempo, da tanto che l'iconografia è immobile nel tempo, tanto che dobbiamo oggi ripensare ad un'idea di giustizia, dell'iconografia di giustizia. La professoressa suggeriva l'aratro, che è una bellissima immagine. A me piace anche molto l'immagine dell'ago e del filo, no? Quindi la possibilità di ricucire gli strappi che diciamo il conflitto e le relazioni conflittuali, ahimè, causano. Questo per quanto riguarda, diciamo, la giustizia, e quindi ci vuole un po' di follia per immaginare che
c'è altro, no? Oltre la giustizia della giurisdizione, dello iuris dicere, c'è la possibilità appunto della giustizia riparativa. Fermi restando poi tutti i discorsi sull'abolizionismo o meno, io sono d'accordo, anche se credo che come tutti i fenomeni umani, il carcere, boh, non lo so, come tutti i fenomeni umani, prima o poi finirà. Questa è una mia personale, convinzione, può darsi che sia del tutto fallace, però mi rendo conto che ad oggi noi non possiamo certamente rinunciare alla giurisdizione. Su questo sono d'accordo sia con Federico Reggio che con la professoressa Mannozzi. Sull'idea di riparazione, vi vorrei portare con me invece a leggere un libro, ma non un libro intero, sia ben chiaro, dei passi di un piccolo libro che si chiama, eccolo qua, ve lo mostro, è un libricino che è stato scritto da Silvio Perrella, che è un siciliano trapiantato a Napoli, anche un critico letterario, e si chiama Da qui a lì, ponti, scorci e preludi. In particolare, quando parla del quartiere Sanità di Napoli, non so se conoscete, se avete mai sentito parlare del quartiere Sanità di Napoli, è un quartiere particolare perché è diviso dalla città da un ponte, è sotto il ponte il quartiere Sanità. Tant'è vero che per moltissimi anni ha vissuto letteralmente come un enclave nella stessa città di Napoli, no? Oggi quel quartiere rivive di nuova vita grazie alle iniziative di una persona del posto, di un sacerdote che si chiama Padre Loffredo. Padre Loffredo è uno che ha fatto in modo che si mettessero in circolo delle energie positive, ha creato una cooperativa di ragazzi, che si chiama La Paranza. Questi ragazzi si sono presi il compito arduo di portare alla luce le catacombe di San Gennaro, che erano completamente sommerse da detriti e da melma. Da soli hanno scavato, hanno messo le mani letteralmente nella melma e nelle macerie, hanno riportato alla luce questo antichissimo tesoro di Napoli, e grazie a questo loro lavoro oggi la sanità è uno dei quartieri più visitati dai turisti, e quindi hanno messo in circolo delle energie positive attraverso la riparazione, attraverso la rigenerazione di uno spazio urbano e attraverso la riparazione di tesori che sembravano ormai persi per sempre. Questa mi sembrava anche questa una bellissima metafora rispetto alla giustizia riparativa. Il mediatore poi in fondo che fa? Mette le mani nelle macerie, ci deve stare nelle macerie del conflitto, mette le mani nella melma, dice la nostra maestra Anna Devanna, sta nel caos, deve stare anche nel brutto, no? Per poter immaginare poi che da lì possa nascere il bello, cioè possa nascere quello che diceva la professoressa Mannozzi, l'idea di riappropriarsi di un futuro, a differenza di quello che fa il processo, che guarda chiaramente al passato per stabilire torti, ragioni e per irrogare le pene e così via. E quindi mi sembrava una bella metafora questa a proposito di lettere e riparazione. Un altro libro che mi ha molto colpito invece viene da tutt'altra area geografica, viene addirittura dall'Islanda. L'autrice ha il nome ancora, ma il cognome è quasi impronunciabile, si chiama Audurava Olafsdottir. Il libro si chiama Hotel Silence. Racconta di questo protagonista che si chiama Jonas, la cui vita è giunta ad un punto morto. Jonas scopre che la moglie lo tradisce, scopre che la sua vita non ha più molto senso, decide di farla finita, ma non vuole suicidarsi in casa per non far avere un grande dispiacere alla sua amatissima figlia. Quindi decide di partire, di andare via lontano e di compiere lì questo suo gesto di mettere fine alla sua vita. Parte, e l'unica cosa che si porta appresso, al di là degli indumenti, è la sua amata
borsa degli attrezzi, perché Jonas è uno che sa riparare tutto praticamente, lui è bravissimo nel riparare. Parte e giunge in un paese che, anche se non è, come dire, espressamente affermato, è sicuramente un paese che ha sofferto la guerra e sembrerebbe essere la guerra dei Balcani, da quello che si capisce dal libro. Va in questo hotel, si chiama Hotel Silence, appena mette piede nella stanza, apre il rubinetto, comincia ad uscire dell'acqua marrone, rossa, e quindi lui, con la sua piccola cassetta degli attrezzi, si dà da fare, fa in modo che l'acqua diventi limpida, comincia a mettere, a sistemare anche le suppellettili. Quando poi i gestori dell'albergo, che sono due fratelli, a loro volta scampati a questa guerra, si accorgono di questa sua capacità, gli chiedono se per caso vuole, come dire, soffermarsi nell'albergo un po' di più, in cambio di una... lui non pagherà praticamente. E quindi lui resta lì e comincia a riparare tutto ciò che c'è da riparare in quel posto, fino a riparare anche la casa delle donne che sono rimaste vedove a causa della guerra. E man mano che ripara le cose, Jonas ripara la sua vita. Jonas si rende conto che ripara la sua vita, Jonas si rende conto che la sua vita ha un senso. Jonas ad un certo punto del libro dice: sento che ho una responsabilità, e poi dirà più avanti: ci sono ancora qui. Come se avesse messo in moto, insieme a quell'acqua limpida della sua prima riparazione, tutta una serie di energie positive che hanno contaminato non solo la, come dire, hanno riaggiustato non solo la sua vita, ma hanno contaminato anche le vite degli altri, al punto tale che la comunità comincia ad avere una speranza nel futuro dopo la guerra. Mi sembrava molto evocativo questo libro, no? La forza della riparazione, la cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi che ogni volta che noi entriamo nella stanza di mediazione ci portiamo appresso, e che è leggera, non è mai pesante, e che ci serve ogni volta per, come diceva Federico, per ascoltare. E nella cassetta degli attrezzi c'è anche il pentagramma, Federico, perché abbiamo bisogno di ascoltare la polifonia delle voci, dobbiamo essere capaci di ascoltare la polifonia delle voci, dobbiamo essere capaci di ascoltare anche i silenzi, come le pause nel pentagramma, dobbiamo saper ascoltare anche i silenzi. Quella è la cassetta degli attrezzi che il mediatore si porta nella stanza. In tanti anni di esperienza di mediazione, quella cassetta, se all'inizio poteva sembrare un attrezzo piuttosto pesante, che metteva paura, poi pian pianino è diventato leggero, te lo porti appresso e manco sai che ce l'hai, insomma. Dall'arte non letteraria ci arrivano molte suggestioni. Una di queste, per esempio, è l'esperimento bellissimo che non so se conoscete, che agli inizi degli anni '80 fece la scultrice Maria Lai, di origini sarde, a Ulassai, nel suo paese, quando fece quell'opera, forse la prima opera d'arte relazionale, che si chiamava Legarsi alla montagna. Praticamente lei aveva avuto un incarico dal sindaco del paese di fare un monumento per i caduti della guerra, ma lei questa cosa non la voleva fare. Lei voleva fare quest'altra, aveva in mente di fare altro, aveva in mente di fare questa opera che si chiamava Legarsi alla montagna, ma legarsi alla montagna attraverso un nastro azzurro che legava tutte le case del paese, tutte quante, una ad una, porta per porta, vicolo per vicolo, fino alla montagna. E per portare a termine questa sua opera furono necessari quasi 2 anni. Perché lei dovette superare la diffidenza dei suoi stessi concittadini, perché legare quelle case significava anche legare storie che nel frattempo potevano essere state storie di contrasti, storie di conflitti, e quindi non tutti volevano concorrere a questo esperimento. Tant'è che poi si arrivò ad una forma di mediazione, ovvero il nastro sarebbe stato portato da tutti, e questo fu
Tra le altre cose, un esperimento artistico che coinvolse l'intero paese di Ulassai. Il nastro sarebbe stato portato dappertutto, laddove regnavano buoni rapporti, no, tra le famiglie, al nastro si sarebbe legato un pane che adesso, di cui mi sfugge il nome, è un pane tipicamente sardo, a simboleggiare i buoni rapporti. Sì, esatto, Federico, ho letto il labiale. E invece laddove i rapporti non erano così buoni ci sarebbe stato soltanto il nastro azzurro. Quest'opera dice tanto, perché diceva tanto del recupero di una storia, del recupero delle radici, ma del recupero anche delle relazioni, come all'inizio diceva Federico Reggio, no? Non è possibile parlare di giustizia riparativa se non parliamo di giustizia relazionale, perché se non c'è quello, non c'è la giustizia riparativa, c'è poco da fare. Se non c'è quella relazione di giustizia riparativa, noi non possiamo assolutamente parlare. E vorrei riferirmi anche ad un altro artista che si chiama Li Mingwei, che è un artista taiwanese, se non ricordo male, che all'indomani dell'attentato alle due torri, alle torri gemelle, cominciò a rammendare tutto ciò che gli passava per le mani, quasi come un controshock, no? Tant'è che poi decise di fare quest'opera d'arte, che poi fu esposta anche alla Biennale di Venezia, ovvero dei rocchetti di cotone per rammendare. Le persone entravano nella stanza, portavano dei propri indumenti da rammendare, li lasciavano là, si rammendavano e poi alla fine si riprendevano. Quindi un'opera d'arte, ancora una volta, collettiva, ancora una volta l'insieme delle persone, ancora una volta l'importanza del rammendo, l'importanza del, come dire, della riparazione, dell'attività riparatoria. E quest'opera poi lui la chiamò Ricucire il cielo in omaggio ad una leggenda taiwanese che adesso però onestamente non mi ricordo. Passerei più velocemente, perché credo sto perdendo un po' di tempo, alla figura del reo. E a proposito della figura del reo, c'è quest'altro libricino piccolo che è l'ultima opera di Camilleri su Caino, è l'apologo su Caino, che è il reo per eccellenza della storia. Ci sono delle pagine che sono particolarmente intense. Una è quella che Camilleri dedica anche ad Abele, prendendo in prestito le parole di Elie Wiesel, che dice: Abele non si muove, non fa niente per consolare il fratello, né niente per divertirlo, per calmarlo. Lui, che è responsabile della prostrazione di Caino, non fa niente per aiutarlo, non si duole di niente, non dice niente, è semplicemente assente, sta lì senza esserci realmente. Sogna senza dubbio mondi migliori, cose sacre. Caino gli parla e lui non ascolta, o ascolta ma non sente. Ecco in cosa Abele è colpevole. Di fronte alla sofferenza, di fronte alla solitudine, nessuno ha il diritto di nascondersi, nessuno deve voltarsi dall'altra parte. Chi soffre ha la precedenza su tutto, la sua sofferenza gli dà un diritto di proprietà su di voi. Quando qualcuno piange, e questo qualcuno non siete voi, ha dei diritti su di voi, anche se il suo dolore gli è inflitto dal vostro Dio comune. Più avanti, in un altro passo del libro, quando si manifesta poi Dio a Caino e dice: mi guardò a lungo negli occhi, non riuscì a sostenere il suo sguardo, però quello sguardo provocò un cambiamento in me. All'interno della mia testa, dentro il mio cervello, qualcosa mutò. Prima che lui potesse rispondermi, io continuai: perché mi hai chiesto se l'ho ucciso, dato che tu avevi già visto tutto? Risponde: volevo sapere se ti eri pentito, ma tu non ce l'hai fatta a parlare. È stato il pentimento che mi ha negato la parola. Devo sentirtelo dire, disse lui fermo. Signore, ho ucciso mio fratello Abele, ma se tu sai tutto, sai anche che prima lui era intenzionato a uccidermi, però non l'ha fatto. E questo che mi viene a significare? Avere pensato di uccidermi non è la stessa cosa che avermi ucciso? No.
Non è la stessa cosa. Lui ha operato una scelta. Voleva ucciderti, poi ha scelto di lasciarti in vita. Avresti potuto fare lo stesso, ma tu hai fatto un'altra scelta. Questo, finché vivrà il mondo, sarà l'impegno dell'uomo. Fare le giuste scelte. Allora Caino gli chiede: qual è la mia pena, signore? Andrai ramingo e fuggiasco per il mondo. Signore, ma chiunque mi incontrerà e mi riconoscerà come Caino potrà uccidermi? No, dovrai a lungo espiare la pena vivendo. Nessuno dovrà ucciderti. Avvicinati a me. Ecco, disse Dio, ti ho messo sulla testa un segno di riconoscimento. Nessuno tocchi Caino. Poi Caino, durante questo suo lungo errare, e qui ancora una volta devo, come dire, prendere a prestito la ricerca e le parole di Damiano sul significato, diciamo, multiplo, no? Sulla polisemia di questi termini, sull'errare come errore ed errare come andare ramingo per il mondo, ed errare, questa sua, diciamo, questo suo errare finirà quando incontrerà gli amici della sua vittima, cioè gli amici di Abele, con i quali costruirà una città che si fonderà su principi e valori assolutamente diversi. Lì il suo errare si fermerà, lì avrà trovato la sua patria, avrà trovato il suo riparo. Ancora una volta qui il riferimento è a ricerca di Damiano, a cui devo tantissimo, perché ogni volta che dico questo poi devo citarlo, perché non voglio appropriarmi di ciò che non è mio. È giusto dare a Damiano i frutti di questa sua ricerca. Torna in patria in qualche modo, e quindi anche il reo ritrova una sua patria dopo aver, come dire, riparato, riparando ripara e trova una patria. Un'altra suggestione ci viene dal cinema, questo Ken Loach, che è stato regista di tanti bellissimi film, forse ha fatto una sola commedia, un solo film a sfondo di commedia, che si chiama La parte degli angeli, e in questo film c'è una scena iniziale in cui il protagonista, che deve scontare una condanna ai servizi sociali, si vede arrivare una lettera per un tentativo di mediazione. Lui, rivolgendosi alla sua ragazza, dice: ma perché devo andarci? Io ho già espiato la mia pena, perché mai devo fare pure questa cosa, visto che la mia pena l'ho espiata, o il mio debito con la giustizia lo sto pagando. La sua ragazza gli dice: ma forse la vittima avrà qualcosa da dirti che tu non sai. E quindi lui, a queste parole della ragazza, vabbè, anche se a malincuore, si reca presso l'ufficio di mediazione. E appena si siede di fronte alla vittima, che è stato, diciamo, condannato a stare sulla sedia a rotelle, perde tutta la sua baldanza, i suoi occhi diventano pieni di sfida, di arroganza, diventano occhi bassi, e lui ascolta il racconto della sua vittima, e questo sicuramente, diciamo, causa nel protagonista un cambiamento che poi si vedrà lungo tutto il film, che è un film anche molto, molto divertente, molto divertente. Invece, per quanto riguarda la vittima, c'è un altro libro e film, è questo piccolo libro, La storia di Qiu, che è un piccolo romanzo cinese, da cui è stato tratto un libro che ha vinto poi il Leone d'Oro a Venezia nel 1992. La storia in sé è molto semplice. È la storia di Qiu, che è una contadina il cui marito è stato aggredito senza nessuna ragione dal capovillaggio ed ha subito delle lesioni anche molto pesanti. Lei vuole che le venga fatta giustizia, e quindi comincia una sorta di odissea per tribunali, per corti delle città, ma a un certo punto lei, durante la storia, dice una cosa molto importante. Dice: quando le fanno la proposta di rimborsare le spese mediche, lei dice: ma se facciamo così non perderò la stima della gente, non sono i soldi che voglio, io voglio solo le sue scuse. Quindi niente scuse, dice, e ad un certo punto dirà: io non posso perdere, per me è una questione di faccia, cioè di dignità. Quando alla fine del libro il capovillaggio verrà arrestato,
Qui non sarà affatto contenta e dirà: ma io non era questo, esattamente non era questo che volevo. Io volevo semplicemente un, come dire, che mi venisse riparato, esattamente questo dice, che mi venisse riparato un torto. E questo dalla parte delle vittime è fondamentale. Così come è fondamentale la lettura che ho fatto qualche anno fa del libro di Benedetta Tobagi, Come mi batte forte il tuo cuore, a proposito della sua storia di vittima di terrorismo, in quanto Walter Tobagi, il papà, fu ucciso dai terroristi di prima linea, come tutti quanti sappiamo. E lei in alcune pagine molto toccanti, che non leggo perché altrimenti mi rendo conto che sto sottraendo troppo tempo, ricorda quando a forza viene messa di fronte ad uno degli uccisori di suo padre durante un convegno al quale lei era andata ad assistere mettendosi nelle ultime file per non essere vista. Uno dei magistrati che aveva insomma seguito il caso la prende per mano e dice: c'è una persona che vuole parlarti. E lei questa cosa la vive come un'enorme violenza. Non era pronta Benedetta Tobagi a quell'incontro, e quell'incontro la ferirà ulteriormente. E poi più avanti dice: fortunatamente qualche mese dopo a Padova scoprì che c'erano delle persone che si interessavano di giustizia riparativa, sono entrata in quel carcere, ho parlato con i detenuti e mi sono reso conto di una cosa, che anche loro avevano bisogno di parlare e che soprattutto per me era fondamentale che loro ascoltassero, e questa cosa è stata per me fondamentale. Io non dimentico quello che ha detto, che hanno detto nello scorso incontro che abbiamo fatto, che è stato fatto sia Marco Bouchard che l'avvocato La Forgia a proposito delle vittime, cioè sul rischio che ci dimentichiamo un po' di loro, che spesso tutto è troppo sbilanciato verso il reo. E che, come ci disse l'avvocato La Forgia, spesso la vittima nei processi vive un'ulteriore vittimizzazione. Guardate, ho visto, non so se vi capita di vedere Un giorno in pretura su Rai 3, ma io ho visto qualche giorno fa una delle puntate di Un giorno in pretura su Rai 3 dove si parlava di un untore, cioè uno che aveva trasmesso l'AIDS a una serie infinita di ragazze, e ho sentito quegli interrogatori ed era veramente ogni volta un'ulteriore ferita inferta a quelle ragazze. E non posso dimenticare la mancanza, scusatemi, lo devo dire, la mancanza di empatia del giudice che interrogava queste ragazze, che una delle quali piangeva a dirotto, e il giudice continuava a dire: si calmi perché abbiamo bisogno di capire quello che lei dice. Certo, il giudice deve capire quello che si dice, ma certo il processo deve stabilire torti e ragioni, certo il processo deve guardare al passato. Certo, quella vittima però non si sarà sentita ascoltata probabilmente proprio da nessuno, e questa è una cosa, diciamo, abbastanza grave. Noi che facciamo, siamo formatori, siamo mediatori e ci occupiamo di giustizia riparativa, credo che non dobbiamo dimenticarci assolutamente che dobbiamo cominciare a voltare lo sguardo un po' di più verso le vittime, perché si possa avere quello che Federico diceva all'inizio, la responsabilità. È fondamentale che lo sguardo venga rivolto anche alle vittime. Forse in questo la direttiva del 2029 del 2012 potrà aiutarci, ma io credo che ci voglia anche qui un po' di follia, ci vuole anche qui, professoressa, un folle che faccia girare un po' le cose in modo diverso, che inverta un po' il corso delle cose. E però mi fermo qui, ho sottratto troppo tempo, mi ero anche appuntato alcune cose sul mediatore, e c'era un bellissimo libro scritto a due mani da Andrea Riccardi e da Franco Cassano sugli operatori di pace, e forse facciamo così, ne leggo giusto un pezzetto e poi mi fermo. Dunque dice: incontrare l'altro è una forma attiva della mitezza, richiede pazienza e agilità intellettuale. Se ascoltiamo un cinese, dice Wittgenstein, tendiamo a considerare il suo parlare un gorgoglio
inarticolato, colui che capisce il cinese gli riconoscerà la lingua. Così spesso non riesco a riconoscere l'umano nell'uomo. Ed è esattamente quello che fa il mediatore, no? Cerca di riconoscere l'umano in qualsiasi uomo. E a proposito di quella changing lens, Federico, a me piace molto associare il nostro mestiere di mediatore. Qualche tempo fa, su Rai 2, in televisione, è andato in onda un programma con Giovanni Veronesi, i suoi amici, maledetti amici miei. Non so se ti è capitato di vedere qualche puntata divertente con Alessandro Haber ed altre persone. A un certo punto Giovanni Veronesi racconta perché ha fatto perché fa il regista. Dice: io avevo fatto il primo film convinto di essere un grande regista, poi sono andato al cinema, mi sono reso conto che era una mezza schifezza, però volevo continuarlo a fare questo mestiere. Una sera, insieme a degli amici, poco prima dell'estate, andammo a casa di un amico, eravamo lì tutti quanti a parlare dell'estate, e in TV andavano in onda le prime immagini della guerra civile in Ruanda tra Tutsi e Hutu. E noi eravamo come paralizzati allo sguardo di tanta violenza. Questo mio amico aveva un fratello disabile che, mentre noi tutti quanti guardavamo e rimanevamo allibiti, continuava a ridere. Ed io lo attribuivo al fatto che lui, insomma, a lui mancasse qualche rotella, diceva. Dopodiché, alla fine della cena, mentre prendevamo un liquore, un amaro, si diceva: tu dove vuoi andare in vacanza? Io andrò all'Isola d'Elba, io andrò in montagna. Il fratello di questo mio amico disse: io voglio andare in Ruanda. Noi ci fermammo tutti allibiti e dicevamo: in Ruanda? E perché vuoi andare in Ruanda? E lui dice: ma il Ruanda è bellissimo. Insomma, aveva cambiato le lenti, Federico. Aveva spostato lo sguardo di 30 gradi ed aveva visto oltre il conflitto, oltre quelle immagini di morte, aveva visto veramente il Ruanda, aveva visto un paesaggio meraviglioso, un paesaggio bellissimo. Io credo che con questa metafora posso chiudere il mio intervento, perché credo che noi mediatori questo facciamo. Changing lens, spostiamo le lenti e cerchiamo di far vedere anche agli altri che un posto bello è possibile raggiungerlo insieme. Grazie per avervi tediato così a lungo e per la vostra pazienza. Grazie Cilio, io ho una lista così di libri che dovrò acquistare e quindi mi sono preso appunti piuttosto fitti ascoltandoti. Prendo solo una parola per passare la parola a Damiano e ascoltarlo, perché mi sembra anche qui un possibile ponte, no? Perché mi hai chiesto se l'ho ucciso, se lo sai già. Mi ha ricordato una frase della Sapienza ebraica che è citata da Martin Buber, Il cammino dell'uomo, e che parla dei genitori di Caino e Abele, e in particolare una domanda: dice, ma perché Dio chiede ad Adamo dove sei, se lo sa già? E la risposta che dà questo rabbino a chi gli pone la domanda è: certo, Adamo, sei tu che devi prendere coscienza che ti sei nascosto. E quando l'hai capito, inizia il cammino dell'uomo. Ti sei nascosto a te stesso, a Dio, alla coscienza. Mi viene in mente che c'è un bisogno per tutti di togliersi a volte la benda, non solo al giudice, che a volte ce l'ha particolarmente spessa, come nel caso raccontato, no, di quell'interrogatorio alla vittima. E mi viene in mente l'idea che il togliere la benda richiama l'idea anche dell'arte come svelamento. L'arte nel Novecento subisce una grossa svolta introspettiva, qualche volta perde anche di vista il suo legame con una ricerca profonda che non sia solo introspettiva. Però Heidegger sul crinale del Novecento scrive che uno dei ruoli dell'arte, dell'atto artistico, è quello dello Stoss, cioè della scossa, del colpo da dare. E allora nel cedere la parola a Damiano, che fa convivere nella sua figura, nella sua opera, il ruolo del mediatore, del formatore, ma anche quello del drammaturgo, dell'uomo di teatro, nel quale ci sono riflessioni, parole, incontri e anche formazione. Come ci fai riflettere? Questo è un po' lo spunto con cui cedo la parola su questa benda che deve calare.
o forse su un sipario deve aprire. A lui la parola. Sì, grazie. Allora, sì, come diceva Federico Reggio, si prova con grande sforzo a far convivere queste due nature all'interno di una stessa prassi professionale. Non è una scelta, non è stata una scelta, è stato qualcosa che, come sempre avviene quando si rincorre un po' la propria vocazione, si scopre di sé più che decidere di sé. Non ha molto a che fare con l'arbitrio, ma sempre con l'agnizione, ecco, per ritrovare una delle parole care al teatro. E potete ben immaginare come io mi sia complicato la vita, perché già condivido con i miei colleghi lavoratori dello spettacolo una serie di problemi che, come dire, ora anche questa particolare emergenza legata al coronavirus ha reso ancora più crude ed evidenti, ma uno dei grandi problemi che noi abbiamo, lo dico con ironia, è quello di rispondere alla fatidica domanda: ma tu che lavoro fai? Per cui nel corso della nostra vita, della nostra storia umana e professionale, sin dai primi studi legati al teatro fino, come dire, alla contemporaneità, capita di dover rispondere a questa domanda. Solitamente si prova a fare giri di parole, a calibrare la risposta in base all'interlocutore che te la fa, ma quasi sempre ciò che si ottiene dal proprio interlocutore è: sì, sì, va bene, ma per vivere, per mangiare, che lavoro fai? La mia situazione si è resa ancora più complicata perché devo anche spiegare che, accanto al canonico mestiere del teatrante, c'è tutto ciò che ha a che fare col mestiere del mediatore, del riparatore, dell'operatore della giustizia riparativa. Ultimamente ci rinuncio un po', faccio prima raccontare che cosa faccio praticamente, piuttosto che a tentare di mettere assieme concetti apparentemente molto complessi, ma poi veramente, come sempre accade anche in teatro, ogni volta che si passa dalla teoria alla pratica, tutto diventa immediatamente più semplice e più condivisibile. Alcuni dei miei maestri mi dicevano: del teatro non si parla, il teatro è una di quelle cose che nel momento in cui le si nomina tendono a svanire, a sfuggire dalle mani. Il teatro si fa. Io provo a parlarne invece un pochino. Come nasce questo incontro, questo sodalizio? Nasce da una carriera apparentemente nata in maniera molto tradizionale, in cui provavo a fare quel lavoro che molti della mia generazione hanno provato a fare, cioè quello di rivendicare all'arte del teatro e alla professione del teatro il suo valore di assoluta infunzionalità. Cioè, quindi, tentando di ribadire come la pratica del teatro dovesse essere svincolata da qualsiasi altro tipo di intento pratico, da quello per esempio didattico a quello moraleggiante, quindi alla pretesa che dovesse in qualche modo veicolare sempre necessariamente una morale, uno sguardo preciso sulla vita, una soluzione ai problemi, o addirittura a una semplice funzione di diversione, nel senso più leggero del termine, cioè semplicemente quella di divertire il pubblico. Per anni, in qualche modo, quando ero un po' più giovane, quindi insomma ormai qualche anno fa, ho fatto questo. Quando mi sono un po' stancato di vedere dormire le persone in pelliccia in prima fila, ho capito che probabilmente dovevo, così facendo, non stavo facendo altro che accompagnare il gioco di chi invece voleva relegare il teatro soltanto a queste forme, quindi soltanto a un fatto di celebrazione dell'atto estetico, quindi del bello in senso, come dire, semplicemente estetico e formale, o a chi invece preferiva pensare al teatro come uno di quegli strumenti inoffensivi, senza nessuna scossa, nessuno stoss, che quindi potesse invece... E allora ho capito che più che ritrovare una funzione al teatro, che continuo a credere che non debba servire a nulla o che non debba o debba sfuggire sempre di più, ora più che mai, alle logiche proprio di che lo vogliono invece vicino, assimilato ad altri meccanismi della produzione. Il teatro non produce, non crea una merce, anche se poi di fatto ciò che crea
tende ad entrare nel mercato del lavoro e come o al pari delle altre merci e delle altre imprese. Doveva semplicemente smettere di essere autoreferenziale. E quindi volevo ritornare a pensare al teatro come strumento sociale importante. Come strumento però non che un potere impugna nelle sue mani, quindi per raccontare la propaganda di sé o altro, ma che potesse essere restituito alla società, ai cittadini. È stato in questa fase di grande crisi personale e professionale che un po' per caso ho incontrato la mediazione e quindi poi la mediazione penale e la giustizia riparativa. E subito ho trovato una serie di connessioni in cui in qualche modo quando ho cominciato a masticare di mediazione, quando per la prima volta mi hanno messo in mano lo spirito della mediazione di Morinot, ho scoperto che ancora una volta era una lingua che non dovevo imparare ma che dovevo riconoscere e che da qualche parte era già dentro di me, o perché era innata come il linguaggio sempre lo è, o perché i suoi canoni principali erano una lingua universale che tutte le discipline di tipo olistico e quindi profondamente legate alla complessità dell'essere umano già hanno. E il primo punto di grande connessione tra le cose è stato e che è diventato uno dei pilastri fondamentali della mia ricerca artistica, umana, è quello della restituzione della parola. Il teatro è teatro con la T maiuscola quando restituisce le parole al suo pubblico, quando lo fornisce di strumenti grazie ai quali da quel momento in poi, quindi dal momento in cui lo spettacolo termina, può ricominciare o incominciare per la prima volta a leggere se stesso e se stesso ambientato in un contesto sociale, civile, esistenziale, naturale, biologico. Una restituzione di parola che è un atto profondamente democratico. Il potere toglie la parola, il potere limita la parola, il potere decide cosa la parola fa o non fa. Chi quella parola può utilizzarla oppure no. Anche la mediazione restituisce la parola. Non soltanto una di quelle funzioni del mediatore che è quella, come dire, di dirigere un po' il traffico della parola, quindi di restituirlo e di ripartirlo in egual maniera, in egual misura, ma è proprio di restituire la parola anche a quelle parti della comunità, della società, come per esempio il reo e la vittima, che normalmente questo diritto di parola non l'hanno. In altri confronti simili a questo, per fortuna dal vivo, sperando che questo tipo di confronti possano tornare presto ad essere fatti dal vivo, ascoltando molti giuristi parlare, tutti erano concordi sul fatto che in un processo penale, ad esempio, in un processo in genere o in come funziona l'amministrazione della giustizia nell'attuale sistema, nel momento della sua celebrazione, la parola viene tolta di fatto sia al reo che alla vittima. Chi si occupa della parola sono altre figure a cui la parola è demandata, a cui è delegata in rappresentanza di... La restituzione della parola, dell'essere autori delle proprie parole, di arrogarsi ancora una volta il diritto di poterle pronunciare o pronunciare per la prima volta o ripronunciare, invece forse è più vicino a quello che accade nella mediazione e quindi in tutto quel processo più complesso che poi rientra nei processi riparativi o di giustizia riparativa. E restituire il logos. Uno dei libri, come dire, sapienziali più importanti per la società occidentale inizia proprio con in principio era il verbo, nella traduzione che poi greca intermedia dove c'è il logos, e mi piace sempre ripensare al logos nella doppia accezione. Il logos è sì la parola, ma è anche la norma, è quella parola che riesce a contenere, a dare un confine, a tracciare una forma, che stabilisce un diritto. E allora mi piace ripensare che ogni volta che il teatro e la mediazione, la riparazione restituiscono quel logos, restituiscono non solo la parola, non solo il diritto alla parola, ma restituiscono il diritto al diritto. Restituiscono in qualche modo il diritto di riappropriarsi del proprio diritto. E in qualche modo
quando si dice che in principio era il verbo, la cosa che mi piace di più è che il logos diventa la materia prima con cui poi tutto può essere creato o, nel caso della riparazione, ricreato. Non a caso la poesia, la poiesis, è qualcosa che non ha a che fare con ciò che invece nella concezione contemporanea è la parola o la poesia, c'è qualcosa di astratto, qualcosa di inconsistente, qualcosa che giustamente, come l'interlocutore dell'inizio del mio discorso, mi chiede, sì, ma va bene, ma tutto questo come ti fa mangiare? Poiesis significa fare, è qualcosa di profondamente pratico, un atto creativo fatto proprio di polvere, argilla, carne, geni, e veramente ricreare qualcosa di concreto. E quindi, niente, ho abbracciato una forma di teatro che, insieme alla mediazione, ma già strumento di mediazione esso stesso, nasceva in qualche modo così, smette di essere la celebrazione del creativo, ma ritorna ad essere la celebrazione di chi creativo può tornare ad esserlo o può esserlo per la prima volta. Cioè il teatro che celebra la capacità creativa del pubblico, non del tragediografo oppure della polis che ha commissionato. Quando il teatro ha la T maiuscola e quando la mediazione ha la M maiuscola, la riparazione ha la R maiuscola, è qualcosa che restituisce al pubblico, restituisce alla vittima, al reo, all'uomo qualunque, il suo diritto alla creatività, il suo diritto ad essere di nuovo autore. Altra parola che col mondo della giustizia si ha in comune, solitamente però la si usa al negativo, l'essere autore di reato. Allora la riparazione e il teatro attraverso di essa, quando si intrecciano, forse ci aiutano a riscoprire che questa parola però ha anche un lato ancora oscuro che invece è luminosissimo, è quello di, se uno è autore di reato, allora quella capacità autorale può ancora metterla in campo per essere autore di una riparazione, autore di altro. Hanno in comune il teatro e la riparazione, la mediazione, quello di occuparsi proprio di questa differenza di potenziale tra come si entra in teatro e come si esce. Quindi con la nuova prospettiva che si immagina di sé una volta usciti da teatro. Ed è la stessa cosa che mi piace, mi è subito piaciuta e mi ha affascinato della stanza di mediazione, o comunque di qualsiasi processo riparativo si metta in atto. Quello che ogni volta che questo processo si innesca, anche se dura pochi minuti, non si è più le stesse persone che si era pochi minuti prima. Non si esce mai da un incontro di mediazione uguali a come si è entrati, anche quando questo poi tecnicamente porta al cosiddetto esito negativo, cioè non porta ad una conciliazione o a qualcosa che possa essere riferibile ad un giudice o ad un tribunale. L'altro grande aspetto che hanno in comune è quello che diceva prima Icilio, la grande necessità e capacità di guardare direttamente nella ferita. Il teatro, la mediazione o la riparazione non hanno paura dell'inferno, diceva un mio maestro del teatro. Poi ogni tanto tendo anche a confondere i maestri della mediazione col teatro, ormai faccio un po' l'età, sarà che ho superato quasi 45 anni, comincio a fare un po' di confusione, però questo è interessante, nel senso che vuol dire che veramente le cose sono così intrecciate e sovrapposte. Avere il coraggio di guardare nell'inferno significa poter accompagnare il pubblico o i mediati o coloro i quali stanno rielaborando, reinventando insieme a noi un nuovo percorso di riparazione possibile, facendosi testimoni del fatto che si può non aver paura anche attraversando l'inferno. Si può non aver paura, si può non essere paralizzati, si può ancora tornare a immaginare, a ipotizzare una strada, si può attraversare il labirinto, altra immagine bellissima che fa parte del mito a cui teatro e mediazione e riparazione attingono, senza che la paura ci paralizzi, provando a conoscerne ogni anfratto, provando a convivere col fallimento di aver incontrato un vicolo cieco, provando a raccogliere le piume e il miele delle api per provare a mettere insieme delle ali da cui uscire di lì.
L'altro grande punto di contatto è la bellissima forma dialogica che queste arti del comporre insieme le persone, la loro complessità ha. Qualcuno diceva ultimamente viviamo tempi complessi, abbiamo bisogno di strumenti complessi. Io credo che i tempi siano sempre complessi e che quindi gli strumenti da scegliere siano sempre strumenti che possano farsi carico di una complessità e possano trovare le parole giuste, gli strumenti giusti, le metafore giuste, le immagini giuste, l'iconografia giusta per poter tradurre quella complessità senza mai tradirla. Teatro, mediazione, riparazione hanno e continuano ad avere questo grande compito da condividere, quello della traduzione della complessità senza violarne la natura e quindi senza il tradimento. Concludo ritornando alla domanda iniziale. Sì, ma tu precisamente cosa fai? E quindi racconto brevemente una delle tante esperienze pratiche in cui le due pratiche si intrecciano. È una delle esperienze molto belle, molto segnanti, che non mi è capitato forse mai di raccontare, quindi lo faccio oggi, è capitata in un liceo in cui qualche giorno prima dell'inizio dell'anno scolastico era sopravvenuto purtroppo un evento tragico, per cui una parte di questa classe che amava incontrarsi anche fuori dall'orario scolastico perde tragicamente uno dei propri compagni. In una dinamica tra l'altro fortuita, casuale, dovuta probabilmente ad un gioco, ad una disattenzione. Dopo qualche giorno la scuola ricomincia e questi ragazzi intraprendono apparentemente, come se nulla fosse successo, il loro percorso scolastico. Senza che nessuno all'interno del contenitore più grande che li vedeva accomunati, quello della scuola, fornisse loro un tempo e uno spazio per una tregua, un tempo e uno spazio in cui quel dolore, quel lutto, quella rottura, quella riparazione trovasse la possibilità di avere luogo, di vivere, di essere riconosciuta, di essere vista, accolta. Cos'è successo? I primi mesi dell'anno scolastico sono stati un disastro. Una classe che era apparentemente molto unita aveva sviluppato notevoli stratificazioni conflittuali, per cui addirittura si erano sfiorate risse in classe, la classe si era frammentata in tre macrogruppi, il rendimento scolastico di tutti era precipitato, il dialogo in famiglia. L'intuizione di una delle docenti è stato non chiamare lo psicologo oppure le forze armate o i carabinieri, ma di chiamare il teatrante mediatore, che, come dire, si fa carico di tutto questo. E io veramente non facevo fatica a condividere anche con i miei poveri ragazzi la mia grande difficoltà. Tra l'altro avevo anche l'aggravante di essere nel liceo dove anch'io avevo fatto il liceo, quindi una casualità incredibile, e quindi di avere questa grande empatia, questo grande transfert nei loro confronti, finché uno dei ragazzi, come al solito, senza volerlo, mi ha dato una chiave di uscita da questa situazione. Qualcuno mi scrive e a un certo punto mi dice «Vabbè, ma noi non abbiamo mai fatto teatro e non sappiamo neanche se ci interessa». E poi io non mi immaginavo mai nella mia vita di mettere in scena l'Amleto, probabilmente come unica opera che aveva sentito nominare, ma che probabilmente non aveva mai letto e conosciuto. Bene, io invece il giorno dopo mi presento con l'Amleto, che come tutti sappiamo è proprio la storia di qualcuno che non riesce a superare un lutto, che non riesce ad accettare il fatto che ha perso un padre e che da quel momento tutto si è rotto in maniera apparentemente irreparabile, e che anche quando il padre, è un giallo stranissimo, è un giallo che comincia sapendo già chi è l'assassino, nella prima scena, nel primo atto, noi arriva il fantasma del padre e ci viene a dire chi è che l'ha ucciso. Quindi dice al figlio, per piacere, vendicami, se mi vendicherai tu diventi re e tutto va a posto. Tutto lo spettacolo è invece la storia di qualcuno che da quel trauma, da quella lacerazione profonda, non riesce a muoversi. È tutto bloccato.
e più lui è fermo, più tutto va a rotoli. Ne è venuto fuori un lavoro in cui i ragazzi hanno rappresentato se stessi, una compagnia teatrale scolastica, che non riesce a mettere in scena l'Amleto perché il protagonista principale, il loro compagno, non si presenta mai alle prove, finché non scoprono il perché. Qualcuno che aveva anticipato la lettura del testo mentre ci lavoravamo arriva da me e fa: Damiano, ma sei sicuro? E guarda che alla fine muoiono tutti. Non è una cosa molto allegra quella che stiamo facendo. Poi siamo arrivati insieme al finale. Non è vero che alla fine muoiono tutti. Alla fine se ne salva uno, si salva Orazio, che un po' su suggerimento di Amleto morente, un po' il ruolo che lui si ricava, lui vive per raccontare. Lui ha un nuovo, apparentemente non avrebbe più motivo per vivere. Ha perso il suo più grande amico. Ha perso il regno di cui era ospite, in cui era cortigiano. Arriva alla fine Fortebraccio dalla Polonia, fa irruzione a Elsinor col suo esercito, scopre che non deve fare molto lavoro perché sono tutti morti. Insomma, tutto sembra finito per sempre. Sono finiti gli affetti, è finito il regno, è finito tutto. E invece scopre in limine anche della sua vita, in limine mortis, che ha un nuovo scopo nella vita, quello di rimanere per raccontare, quello di rimanere per essere testimone. E solo attraverso il racconto, attraverso il riappropriarsi di una storia, può essere seme per un futuro possibile. E allora anche i ragazzi scoprono che la loro... tutto ciò che aveva alimentato i loro conflitti, tutto ciò aveva bisogno di una tregua, di uno spazio e di un tempo, che quindi grazie al teatro, alla mediazione, alla riparazione riescono a prendersi e scoprono che anche dopo una lacerazione, forse la più terribile, come può essere il lutto, la più irreparabile, quella da cui non si può apparentemente tornare indietro, quella che non si può riparare, anche lì e persino lì c'è la possibilità attraverso la parola, attraverso il proprio essere testimone, di essere seme per far ripartire la pianta di un futuro possibile. E io concludo così, insomma, il mio intervento con questa testimonianza che spero in qualche modo abbia risposto sia alla domanda principale che lavoro fai e sia, come dire, come prassi pratica di una pratica molto eterodossa che non si svolge nelle stanze di mediazione, non si svolge nei tribunali, non si svolge nei luoghi della formazione, ma prova, come dire, ad essere un po' mediazione di strada, ad essere teatro di strada, ad incontrare, ad andare incontro alla gente, alle loro riparazioni possibili. Molte grazie anche a Damiano. E tra le molte e profonde suggestioni che sono emerse dal suo intervento, una mi ha colpito in particolare perché è un brano a me molto caro, su più profili, è la citazione del prologo giovanneo, Enarche no Logos. Sul Logos, insomma, sono stati scritti fiumi di parole mai sufficienti a esaurirlo, ed è una parola che l'Occidente spesso ha dimenticato, ma è uno dei più grandi doni che può dare alla cultura del mondo, perché è il pensiero collegante. C'è dentro la logica, c'è dentro il collegamento, il legame. Il Logos non vincola, non causa, è scaturigine di libertà e scaturigine di possibilità, e quindi è un dono che, pur diciamo sorto come consapevolezza dentro una cultura, è per tutta l'umanità. E mi soffermo sul secondo dei due termini, l'archè. La filosofia nasce con la riflessione sull'archè, talete, no? E che cos'è questo principio che non è l'inizio? Il principio, lo dirà Platone, anche ciò che è in ogni cosa ma non si esaurisce nella somma di tutte le cose. Esorbita sempre l'oggettività. Ecco, forse noi abbiamo visto che questo logos, come l'archè, si trova in tutti i discorsi che abbiamo fatto, in tutti i mondi di cui abbiamo parlato. Il filo che serve a ricucire è ciò che va a riparare, è il logos che si fa parola e pensiero nella stanza della mediazione, che si fa parola e pensiero nel teatro come forma di educazione.
che si fa parola e pensiero nei testi legislativi e nei loro limiti, nell'esigenza di porli in pensiero. È collegamento come quello che stiamo idealmente per chiudere tra di noi nella sua virtualità, ma che nella sua ricchezza rimane apertura, perché questi incontri tra parole, pensieri, vite, biografie diciamo sono un seme piantato, e allora aspettiamo solo che l'aratro del nostro terreno comune ci aiuti a dissodarlo nel dialogo tra di noi. Ecco, io con questa riflessione conclusiva ringrazierei tutti coloro che sono intervenuti, lasciando però a ciascuno uno spazio per un breve, così una breve, veramente ma brevissima, perché siamo andati un po' oltre i tempi previsti, parola conclusiva e di saluto prima di chiudere la nostra diretta. E intanto ringrazio tutti gli intervenuti e quanti ci stanno ascoltando. Federico, non so in che ordine, posso immaginare forse di riprendere la parola. Ma... non l'avevo detto, nell'ordine, grazie, a te la parola. Va bene, grazie. No, io posso, ho un'unica parola, cioè gratitudine per tutto quello che ho ascoltato e per le molteplici suggestioni letterarie e non che sono arrivate appunto dagli ospiti. Per cui veramente grazie. Beh, faccio io altrettanto, grazie davvero, perché è stato un incontro ricco di suggestioni e di possibili nuovi incontri e diciamo, come dire, abbiamo seminato, ecco. Mi piace pensare che oggi sia iniziata la semina. Grazie. Sì, anch'io mi accodo al grazie. Le parole, per fortuna, sono una di quelle cose che con l'uso e con la condivisione non si consumano. E quindi, per fortuna, anch'io utilizzo questa parola e la utilizzo veramente con grande gioia. Ci vorrebbero tante di queste occasioni, veramente, per poter scambiare e rilanciare anche gli stimoli per ciascuno di noi per poter proseguire un pensiero, una ricerca di ciascuno. Grazie ancora. Benissimo, e con questo grazie di tutti noi, buona serata di nuovo a tutti. Buona serata.